gioca insieme alla ghigliottina, si parte da 170.000 euro. Janet, eccoci qua. Eccoci. In questo giorno speciale per te, no? Sì, molto speciale. Compleanno di mamma Lidia. Esatto. Sei qui la ghigliottina, insomma, quindi potrebbe essere un giorno, lo è già, insomma, per certi versi. Potrebbe essere ancora più speciale. Ancora diciamo, più speciale e indimenticabile. Come te la cavavi a casa con la ghigliottina? A volte meglio, a volte peggio, quindi diciamo una... Qualche volta l'hai presa la parola a casa? Sì. Ok, allora forza, speriamo che accada anche stasera. Metti pure la cuffia, stanno per arrivare le prime due parole, tra cui scegliere. Mi senti bene? Sì. Perfetto. E allora forza, andiamo con la prima coppia. Piatto. Oh, disco. Disco. Ghigliottina. E partiamo, benissimo. Seconda coppia di parole. Hai basso e bassi. Basso. Ghigliottina. Benissimo, rimbalzo anche stavolta. Terza coppia in arrivo. Messaggio e chiaro. Chiaro. Ghigliottina. Wow, 3 su 3. 170.000 tutte lì, hai fatto un bel respiro. Penultima coppia di parole. Tasca o borsa? Borsa. Ghigliottina. Stavolta taglio, ma... viste le scelte precedenti, ancora altissimi, 85.000. Ultima coppia di parole tra cui scegliere. Hai stanza e bagno. Stanza. Voi cosa avreste scelto tra stanza e bagno? Ghigliottina. Peccato per questi ultimi due tagli, ma c'hai 42.500 sul tavolo. Disco, basso, chiaro, tasca, bagno. Da questo momento ancora un minuto. Forza, Janet. Tempo scaduto, hai già scritto da un po'. Prego, puoi mettere per cortesia lì sul lingotto, puoi togliere la cuffia. 42.500. Eccola qui. Allora, hai guardato le parole, mi hai guardato tanto, hai scritto presto. Come ti senti? Come... fiduciosa? Allora, mi sento fiduciosa. Devo dire che ho cambiato idea rispetto alla mia idea iniziale. Perché inizialmente vedendo disco, basso,
chiaro, ho pensato a cielo, un disco nel cielo, potrebbe essere un disco volante o anche magari la luna piena, no? A forma di disco nel cielo. Volare basso nel cielo, il cielo chiaro, quindi una giornata magari di sole. Poi a un certo punto? Quando ho cominciato a sbagliare ho cambiato idea. Ah, ecco. Su tasca e bagno ho cambiato idea e ho pensato alla parola. A questa parola che adesso scopriamo insieme. Janet ha scelto oro. Oro. E allora, come abbini oro a queste cinque parole? Comincio dall'alto, dal sì. Disco. Beh, disco d'oro. Sì. Quando si vende un certo numero, no? Esatto, un certo numero di... Di copie di un disco. Esatto, disco sì. D'oro. E ci sta tutta. Perfetto. Poi basso. L'oro basso, mi è venuto in mente che, se non sbaglio, è così definito l'oro di bassa qualità. Quindi sicuramente non l'oro di 24 o anche, non credo, 18 carati, l'oro basso. Okay. Chiaro, perché ho pensato a chiaro perché l'oro può essere anche oro bianco, quindi oro chiaro. Sì. Poi bagno, un bagno d'oro. Cioè, non so, mi è venuta questa cosa. Sì, sì. Un oggetto esatto. Bagnato nell'oro. Esatto. Sì. Un oggetto bagnato nell'oro. Sì. E tasca? E tasca, ho pensato, non so perché, a oro in tasca. Magari quando hai l'oro in tasca, cioè hai qualcosa di molto importante, molto vicino a te. Ce l'hai già tuo, ecco, diciamo. Però diciamo che la parola che è un po' meno... riesco a collegare, però magari c'è qualcosa con l'oro in tasca, avere l'oro in tasca. Per la tasca d'oro, non so. La parola che avevi scartato, quella cielo, che all'inizio cielo. Era cielo. Sì. Un disco nel cielo, no? A che ti fa pensare? A un frisbee, a un UFO. Un UFO, un frisbee, oppure a un disco nel cielo? La luna, il sole. Ah. Chiaro come il sole. Sole basso, bagno di sole e il sole in tasca. Avere il sole in tasca, cioè... Sì. Tu hai detto prima l'oro. Si dice avere il sole in tasca, esatto. Quindi avere ottimismo, guardare la vita con occhi positivi. Bagno di sole, chiaro come il sole. Sole basso all'orizzonte, quello che un po' acceca a volte, e il sole, un disco nel cielo. Tu hai detto cielo, hai detto oro. Guarda che c'eri tanto vicina, perché la parola è sole, sole. Non luna, ma sole. Allora, Janet, vai a festeggiare con mamma adesso, sì. Se riesci. Ciao, salutaci Lidia e a domani.